L'Enlease in generale come gruppo è presente su tutti i continenti e quindi ha affrontato l'emergenza coronavirus in una sequenza, quindi partendo un po' dal mercato asiatico, noi abbiamo una presenza in Cina, per poi arrivare in Italia, che purtroppo si è dimostrata come una delle prime nazioni fuori dalla Cina a sperimentare una crescita dei contagi. Questa situazione però ci ha reso pronti rispetto a, credo, molti altri, perché avevamo l'esperienza che arrivava appunto dai nostri colleghi asiatici e quindi abbiamo subito lavorato per metterci nella condizione di mettere in sicurezza le persone, prima di tutto. Quindi siamo sempre partiti nell'ottica di mettere il nostro staff, le nostre persone, tutte quanti nelle migliori condizioni possibili per essere sicuri con le famiglie. Quindi abbiamo da subito acquistato del materiale di primo utilizzo, quindi dalle maschere ai gel, ancora prima che se ne parlasse in Italia, ancora prima che diventasse una merce rara. E quindi abbiamo, diciamo, da più di un anno avevamo già sviluppato i contratti di smart working, quindi per noi è stato molto facile, prendere la decisione di lavorare da casa. E abbiamo anticipato un po' i tempi, quindi abbiamo giocato di anticipo, con la esperienza maturata di poter avere un po' più di respiro per organizzare bene la nostra attività. Quindi la prima reazione è stata questa. Poi evidentemente abbiamo seguito le indicazioni che il governo ci dava e quindi abbiamo fatto un fermo cantieri. Anche qua l'abbiamo scelto in anticipo rispetto all'indicazione di chiusura. Proprio perché da tempo avevamo iniziato a programmare un adeguamento dei cantieri alle necessità di sicurezza che l'emergenza suggeriva. Quindi ci siamo fermati per poter riorganizzarci e quindi abbiamo messo da subito in sicurezza anche i cantieri. Come gruppo, evidentemente, stiamo affrontando questo periodo con l'ottica di rimanere forti più a lungo, questo è un po' quello che ci diciamo, quindi abbiamo guardato e stiamo guardando, osservando le diverse situazioni. Non siamo immuni a una situazione che ha colpito il mondo intero, però siamo sicuri di aver fatto quanto possibile per minimizzare l'impatto sia per le nostre persone che per l'attività e il business dell'azienda. E quindi in questo momento abbiamo lavorato attivamente per, da un lato, andare in una situazione di liquidità aggiuntiva disponibile dell'azienda, in modo da prepararci, diciamo, per l'incertezza che la situazione sta ponendo e quindi poter continuare a lavorare secondo i programmi, avendo in casa le risorse necessarie per farlo. E dall'altro, ovviamente, come sempre si deve fare, abbiamo guardato a un'attenzione particolare a dove investire il tempo, dove investire le risorse e il capitale in modo da poter proseguire in una direzione positiva in questo. Quindi il focus è stato persone ed è stato cercare di essere pronti ad affrontare una crisi di cui, a differenza delle crisi passate, anche la crisi 2008-2009 era una crisi finanziaria, di mercato. Questa è una crisi che non ha precedenti dal punto di vista di estensione e quindi l'impatto economico, la profondità, la durata è incerta. Quindi ci siamo organizzati per essere più resilienti possibili durante questa fase, mettere in sicurezza tutte le nostre persone ed essere il più forte possibile all'uscita di questa situazione in modo da ripartire quanto più possibile prima e ripartire forti, ripartire di nuovo lungo il percorso dei progetti che abbiamo in corso. Oggi abbiamo in dollari australiani oltre 100 miliardi di dollari in sviluppo. L'obiettivo del gruppo era crescere e rimane la crescita. Quindi vorremmo cercare attraverso questo periodo comunque di continuare a lavorare rispetto all'obiettivo che ci siamo dati. Da 2 settimane abbiamo riaperto il cantiere di Treviso, quindi lavorando a stretto contatto con il prefetto e con le autorità, abbiamo riaperto i lavori in cantiere. Oggi siamo sostanzialmente a regime, abbiamo integrato tutto quanto riteniamo necessario per garantire la sicurezza dei lavoratori. È un ospedale, quindi era la costruzione di un nuovo ospedale, dell'ospedale di Treviso, quindi è un'infrastruttura strategica e questo è il ragionamento per l'apertura anche anticipata.
E abbiamo implementato tecnologia, quindi abbiamo un termoscanner, quello che si vede negli aeroporti all'ingresso del cantiere, abbiamo un meccanismo di triage e controllo all'ingresso, abbiamo dotato tutti gli operai di tutti gli indumenti di sicurezza necessari. Oggi abbiamo ad esempio in utilizzo dei caschi con visiera completa e mascherine e guanti per tutti gli operai. La cosa che abbiamo notato in 2 settimane e più di lavoro è che attraverso questi strumenti oggi i cantieri possono essere sicuri. Possono essere sicuri, si riesce a lavorare rispettando le regole e tornando in una direzione di produzione che credo che sia necessaria, vista la durata dell'attesa, della risoluzione del problema, trovare modi in cui lavorare in sicurezza e facendo lavorare in sicurezza è un fattore fondamentale e importante. Quindi abbiamo contribuito con un po' di esperienza globale e un'attivazione di un cantiere che ci auguriamo possa essere uno dei primi che dia la ripartenza al settore privato dell'immobiliare. La situazione del mercato immobiliare, e qui faccio un focus in particolare sull'Italia, ma è estendibile in diversi contesti e geografie. È evidente che quando una situazione di questo genere avviene è come se un treno si fermasse di colpo, quindi c'è gli operatori, il sistema in un momento di difficoltà e di riorganizzazione e di concentrazione rispetto ai giusti obiettivi primari, che sono gli obiettivi sanitari, e quindi l'interruzione di alcune attività e la sospensione di altre ha portato da un lato a un'inerzia nella riorganizzazione dell'attività e quindi a dover ricostruire un'abitudine a lavorare anche in maniera diversa. Usiamo tutti molto di più il video e la tecnologia. C'era chi era già predisposto, c'è chi si è dovuto organizzare in questa direzione. Ma la cosa che sicuramente, e devo dire che abbiamo visto nell'ambito del nostro settore comunque che tutti i partner e gli operatori che con noi lavoravano, dalla pubblica amministrazione ai partner, a clienti, alle banche, erano a diversi gradi in pochi giorni pronti, ma soprattutto con uno spirito di voglia di continuare. Quindi io devo dire, ho visto uno spirito molto positivo di una reazione di un settore che non voleva in qualche modo rallentare o non voleva farsi fermare da una situazione seppur difficilissima e a volte drammatica a livello personale, però è rimasto forte in questo. È ovvio che facciamo i conti e faremo i conti con una ripartenza che, al di là dell'indicazione del governo di poter progressivamente ripartire, avrà una coda perché l'impatto non sarà stato così inosservato in alcuni settori. Avremo un po' di crisi di liquidità, le famiglie, crisi di liquidità nelle piccole e medie imprese, quindi in particolare il tessuto industriale italiano è composto da piccole e medie imprese, aziende, parlo al settore ad esempio dei servizi, quindi la ristorazione, la parte retail, chi ha sempre lavorato a contatto con altri, che ha avuto un'interruzione brusca e che basava le strutture di costi e ricavi sull'attività che potesse continuare. Quindi con delle difficoltà sicuramente ripartenza, il sistema finanziario evidentemente lo stiamo subendo, ha un costo di raccolta del capitale che è aumentato dovuto a uno spread che misura un potenziale rischio seppur contrastato da manovre europee importanti, ma è pur sempre cresciuto e quindi il costo finanziario è cresciuto. Le banche evidentemente come sempre guardano con più attenzione all'operazione, quindi sicuramente avremo una coda. Questa coda la vedo più lunga di quanto ci auguriamo, è una coda che darà una serie di indicazioni importanti rispetto a, come sempre in ogni crisi, a probabilmente non andare a impattare così tanto sulle operazioni che avevano i fondamentali corretti. Probabilmente le operazioni un po' più speculative, un po' più a breve termine, sono quelle che stanno soffrendo e secondo me soffriranno un po' di più.
Quindi è un po' una, come sempre nelle crisi, una difficoltà per chi non ha le spalle sufficientemente larghe e ha delle scadenze a breve. E quindi questo è un po' sicuramente quello che vedremo. Il sistema delle costruzioni e il sistema dei servizi, che evidentemente è un partner fondamentale per il nostro settore, altrettanto era già in una situazione di stress importante. Abbiamo visto grandi operazioni di consolidamento dei sistemi costruttivi, delle imprese costruttive. Oggi credo che in parte stia ulteriormente approfondendo questa crisi, e quindi anche la ricostruzione di un settore che da troppo sta aspettando una continuità e una qualità che possa tradursi in una capacità di programmare più a lungo periodo, credo che sia un altro dei settori che probabilmente sta soffrendo e soffrirà in questa ripartenza. Comunque credo che alla fine il sistema complessivo riorganizzato riuscirà a riprendersi. Una previsione di tempo è difficile. Però nelle nostre stime noi stiamo ragionando sicuramente una coda che può arrivare fino a 18 mesi da oggi. Per quanto riguarda i nostri progetti, noi abbiamo la fortuna di avere due grossi progetti di scala urbana sulla città di Milano e il progetto di Santa Giulia, che aveva avuto una partenza e un'accelerazione importante con prima l'operazione di Sky, poi ora il lancio dei primi due edifici presso la stazione di Rogoredo, Spar 1 e Spar 2, e l'altro progetto è il progetto in partnership pubblico-privata per il recupero dell'area Expo, quindi il progetto MINE, Milan Innovation District. Come cambiano i progetti? Allora, secondo me gli elementi fondamentali del cambiamento erano già in essere, e quindi parto da un principio a me molto caro, cioè che alcuni trend che stavamo osservando sono e saranno accelerati molto da questa crisi. Uno dei temi che sempre a noi, all'azienda, molto caro, il tema del climate change, quindi come l'impatto del cambiamento climatico, che anche ha degli stretti legami con la situazione che stiamo vivendo, cioè la rottura di ecosistemi naturali sta evidentemente accelerando fenomeni tra cui appunto fenomeni di passaggio di potenziali vettori come i virus tra animali e uomini sempre di più, dovuti alla popolazione, dovuti alla rottura di ecosistemi naturali in giro per il mondo. Questo è uno degli esempi per cui il climate change per noi è un driver fondamentale che abbiamo incluso nelle strategie di progettazione, e questo va nella direzione appunto di come affrontare rischi di pandemie che stiamo vivendo, così come innalzamento globale della temperatura, qualità ambientale e in generale come integrare strategie per minimizzare questa situazione. Se fino a ieri era un discorso tra tecnici e ci piaceva discuterne all'interno di alcuni convegni, oggi credo che sia più semplice raccontare una storia, perché tutti noi, oggi abbiamo metà della popolazione che sta vivendo sulla propria pelle una situazione che sembrava teorica o da film e che oggi sta condizionando la nostra vita. Quindi io credo che più di ieri saremo in grado di non tornare a dove l'abbiamo lasciato il mondo qualche settimana fa, ma di integrare sempre di più strategie che vadano nella direzione di creare veramente una soluzione anche attraverso i nostri progetti, e i progetti di rigenerazione urbana hanno una scala tale per cui hanno la responsabilità di essere progettati e pensati per il futuro. Quindi, in primis, devo dire che il lato positivo che vedo della situazione è che ci sarà sicuramente grande interesse. Cambieranno molte altre cose. L'utilizzo degli uffici e qual era il ruolo degli uffici era già in discussione, quindi non più un luogo dove mi presento a timbrare alla mattina e vado via la sera, ma un luogo di incontro, un luogo che ha un obiettivo specifico. Lo smart working, come dicevo prima, l'azienda Lendlease da più di un anno che a livello globale l'aveva implementato, e quindi il lavorare da casa o capire che gli spostamenti quotidiani da fuori città per la città non sono così necessari, di nuovo contribuendo a un alleggerimento delle infrastrutture necessarie e quindi dell'inquinamento.
il ruolo della casa e quindi l'integrazione della soluzione della casa con i servizi che la casa moderna, case in affitto, case strumentali rispetto non solo al vivere alla sera, ma a poter essere di supporto, ad esempio, per lavoro a distanza piuttosto che altre attività. Il ruolo del retail: oggi abbiamo vissuto l'online, eravamo uno dei paesi con una percentuale di acquisti online più bassa a livello europeo, ci siamo tutti convertiti, siamo diventati tutti degli acquirenti seriali su internet. Era un trend in corsa e l'abbiamo preso, credo che non torneremo indietro. E quindi il ruolo del retail, il ruolo dei servizi, la ristorazione, come adeguiamo questo al futuro, secondo me è qualcosa su cui già stavamo lavorando e continueremo a farlo con quest'ottica. Nello specifico del tema pandemia, noi stiamo lavorando a una serie di progetti. Mind è un'occasione straordinaria perché è nato come ecosistema per la ricerca, l'innovazione, anche dedicato al mondo delle scienze della vita. E quindi aveva nel suo cuore trovare soluzioni per migliorare la vita anche attraverso le scienze della vita, quindi la medicina, la farmacologia e la genomica. E quindi abbiamo una discussione in corso con i partner, con le aziende che con noi stanno lavorando per creare questo splendido progetto, per un ruolo attivo nel progettare sia da un lato l'assistenza o la parte più scientifica della risposta al Covid, sia anche in un'ottica futura andare a comprendere meglio il fenomeno e capire come attraverso tecnologia, attraverso innovazione o attraverso anche una risposta nel nostro settore del real estate ad alcune cose che ieri sembravano banali ma oggi sono un po' meno. Un ascensore a cui non devo più schiacciare il pulsante per andare al piano, o come rivedo i sistemi di areazione degli edifici. Di nuovo, tutte cose che comprendiamo, che stiamo imparando e che è un'occasione straordinaria nel punto in cui siamo sul progetto, cioè siamo in partenza sulla prima fase di sviluppo privato su Mind e stiamo in costruzione sui progetti di Santa Giulia, di poter integrare quanto di meglio oggi sappiamo possa essere una risposta moderna, futura, di esigenze che oggi stanno emergendo in maniera importante, ma che erano già nella storia e già nella direzione che da tempo avevamo preso.